Lambisce anche l'Università di Bologna la breve biografia di Sandra Sabatini, la giovane 23enne riminese, della quale si avvicina la beatificazione. Papa Francesco, infatti, ha autorizzato il decreto di riconoscimento delle virtù eroiche. Sandra, nata a Riccione nel 1961, a 12 anni conosce Don Oreste Benzi e comincia a spendere la sua vita per gli altri, impegnandosi con i poveri e i tossicodipendenti nel loro percorso di recupero, vivendo periodi di servizio anche con adolescenti e disabili con le comunità Papa Giovanni XXIII. La sua famiglia condivide con lo zio Don Giuseppe la canonica della parrocchia di San Girolamo e questo favorisce la sua intensa vita di preghiera. Al mattino presto, nella penombra e rientrando la sera a qualunque ora, trascorreva molto tempo in preghiera, seduta a terra per umiltà. Dopo la maturità, con il sogno di partire per l'Africa, si iscrive a medicina nell'Università di Bologna, riportando ottimi voti agli esami. Il suo intenso diario rivela il profondo percorso interiore di santità senza sconti. La vita senza Dio, scrive, è un passatempo noioso con cui giocare in attesa della morte. Ha un ragazzo della quale è innamorata, ma il 28 aprile dell'84, mentre si recava all'assemblea della comunità Papa Giovanni XXIII, viene travolta da un'auto e muore poco tempo dopo. Ricorderemo il suo senso altissimo della giustizia, disse Don Oreste Benzi nell'omelia esequiale, che creava in lei dei conflitti tra il vivere quotidiano e l'aspirazione verso una totale unità. Ricorderemo di lei la ricerca del Signore che molte volte la portava nelle prime ore del mattino accanto al Signore, servendosi del breviario di suo zio prete per pregare. Ricorderemo cose piccole, semplici, in un cammino irto di difficoltà, di limiti, di miserie, ma un cammino radioso segnato dal Signore.